non si preoccupava molto dei problemi organizzativi. Una volta invece mi domandò come si fa a organizzare questo, come si organizza quello. Era una riunione a pranzo. Si interessò, fece molte domande. E poi quando uscivamo mi prese per il braccio e mi disse: povero Paretucci, come è caduto in basso dalla teologia, perché io l'avevo conosciuto durante il Concilio Vaticano II quando ero lì come teologo e il Papa come vescovo. Sono stato io a organizzare parecchi viaggi del Papa in Polonia. Ci sono stati dei momenti piuttosto difficili. Per esempio, il governo non voleva che lui si incontrasse con Wałęsa e il Papa invece lo voleva assolutamente vedere. Alla fine si è riuscito, ma la prima volta fu fatto addirittura in un posto in mezzo a montagna dove il governo aveva fatto in modo che non ci fosse nessuno. E non volevano neppure che noi prendessimo fotografie di quell'incontro. Io non ci sono andato perché all'ultimo momento, con un po' di furbizia, dissi al fotografo pontificio: senti un po', tu all'ultimo momento io scendo dall'elicottero e tu scappi dentro dall'elicottero e mandai lui così poter prendere delle foto. Era soprattutto la sua fede in Dio che gli dava questa grande sicurezza, non sicurezza di sé, ma sicurezza che il Signore l'avrebbe aiutato. Io prego sempre il Signore che mi dia un pochino anche a me, anzi prego, mi rivolgo proprio a Lui perché mi aiuti. Certamente mi ha fatto un grande favore. Io da ragazzo ero in una congregazione mariana, è lì dove sono diventato cattolico e poi sono diventato anche gesuita e si diceva il rosario. Poi durante la mia vita un po' l'avevo trascurato e poi invece sentendo parlare lui, una volta mi parlò dell'importanza del rosario, di insieme con la Madonna ripassare l'intera vita di Gesù. Oggi è diventata la mia preghiera più cara e ogni giorno dico il rosario e sento quanto sia importante la preghiera del rosario. Prima consideravo una cosa noiosa, ripetitiva, eccetera. Non la considero più tale e lo devo a lui.